Ciao a tutti, io sono Alessandro Negrini e con Fabio Pisani siamo gli chef del luogo di Aimenadi a Milano. Quest'oggi per Acqua di Chef presenteremo una ricetta della tradizione con appunto l'acqua come protagonista e presenteremo l'osbius. Vi illustro gli ingredienti che servono per fare l'osbius alla milanese, cioè l'ossobuco alla milanese. Olio extravergine, burro, pepe in grani, sale, rosmarino, cipolla, farina, aglio, prezzemolo e limone. E ovviamente l'ossobuco, che pesi almeno tra i 350 e i 400 grammi. Prepariamo il soffritto. Quindi abbiamo la nostra bella cipolla, andiamo a tagliarla a pezzi piuttosto grossolani e andiamo a metterli nella casseruola. Mettiamo l'olio, quindi olio, cipolla e andiamo sul fuoco. Vedete, la cipolla è ben cotta e andiamo ora a sfumare con del vino bianco. L'importante è fare ben evaporare il vino bianco. Ora andiamo a prendere l'osbus e andiamo a fare queste tre incisioni al tessuto connettivo esterno. Vado a rosolarlo in padella. Noi andiamo a scottare il nostro ossobuco, il nostro osbus, in una padella di ferro ben calda, non serve l'antiaderente. Quindi abbiamo rosolato con olio extravergine il nostro ossobuco, abbiamo fatto il nostro soffritto con cipolla e olio extravergine e vino bianco, quindi andiamo a mettere il nostro ossobuco all'interno di questa casseruola. Il segreto dell'ossobuco è questa, proprio la cottura in questa casseruola con l'utilizzo del coperchio, cosa che ultimamente è un po' dimenticata. L'acqua, per darvi una ricetta corretta, per eseguire proprio un ossobuco è 1 litro d'acqua con 6 grammi di sale. Questa sarà l'acqua che poi noi andremo ad aggiungere piano piano per ottenere la cottura del nostro ossobuco. Quindi andiamo ad aggiungere la quantità giusta, che non deve superare la metà circa del nostro ossobuco. Andiamo ad aggiungere quindi il pepe in grani, il rosmarino solo gli aghi senza mettere la parte legnosa della pianta. Andiamo a mettere il nostro coperchio ed ora andiamo in cottura. Ma torniamo alla farina, che è un ingrediente che tutti avete visto nella ricetta dell'ossobuco, anch'io la uso. Io in questo caso userò il grano saraceno, che è ricco di amido, non ha glutine, che servirà proprio per dare quella nota così tostata, no? Il colore diventa, anche il fumo diventa ambrata, no? Come se fosse del caffè macinato. Ok, il nostro grano saraceno è quasi pronto, vedete, ora io vado a stenderlo qui e vado a metterne un pizzichino all'interno del mio ossobuco. Passati 30 minuti, cioè metà del tempo di cottura o 25 minuti, andiamo a girare il nostro ossobuco, voilà, e lasciamo cuocere ancora. Vi faccio vedere come abbiamo interpretato noi la gremolada. La gremolada non è nient'altro che questo trito di aglio fresco, prezzemolo e limone, che viene poi adagiato sopra l'ossobuco per dare una tonalità ancora maggiore. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso l'aglio e lo abbiamo sbollentato per 5-6 volte nel latte, cambiando ogni volta il latte. Lo abbiamo poi fatto seccare in forno, quindi noi andremo poi dopo, insieme al limone che non andiamo a tritare, ma utilizzando un microplane, quindi prenderemo tutti gli oli essenziali, il nostro aglio e il prezzemolo fresco sopra. Quindi abbiamo alleggerito anche questa gremolada per non renderla troppo aggressiva. Passati 50 minuti di cottura del nostro ossobuco, quindi una cottura morbida, quindi per riduzione, andiamo a filtrare la nostra salsa, andiamo a filtrarla. Qui viene l'ingrediente che tutti usano nell'ossobuco alla milanese, cioè il burro, che farà sì che la salsa avrà una sua densità particolare. Questa è la salsa di un ossobuco, ovviamente la proporzione è giusta per un piatto. Ok, la riduzione del liquido è avvenuta, aggiungo questi 20 grammi di burro, quindi cerchiamo di creare un'emulsione, questo processo richiede qualche minuto. Una volta fatta la salsa, il nostro ossobuco è cotto, andiamo a rimettere l'ossobuco all'interno della salsa legata ed ecco qua il nostro ossobuco, l'osbus, è cotto. Ora andiamo a fare questa gremolada un po' più leggera, quindi andiamo a grattugiare il limone con la microplane
andiamo a metterci il prezzemolo tagliato al momento, che è tutta un'altra cosa, e il nostro aglio che abbiamo, come ho detto prima, disidratato e poi seccato in forno. Andiamo a mettere il nostro ossobuco all'interno del piatto ed ecco qua la nostra salsa. Andiamo a nappare il nostro ossobuco ed ecco a voi lo sbius alla milanese. Per rispettare la vera tradizione vi faccio vedere questo attrezzo, che è un estrattore di midollo, che i veri milanesi chiamavano la genditas. Perché la genditas? Perché era chiamato proprio l'agente delle tasse, colui che riscuoteva le tasse, perché come è ovvio ti succhiano il midollo, allora i milanesi per ridere dicevano passum la genditas, che serve niente di meno che per prendere il midollo dall'interno. Viva la genditas! Buon appetito!